È arrivato il momento di svapare. Svapomue. Siamo qui come chiesa in uscita, ecco, per abbracciare e ricevere da questi ragazzi del centro diurno, ecco, per salutarci tutti insieme, pregare il Signore affinché possiamo vivere la Pasqua del Signore 2017. Testimoniamo quello che Papa Francesco chiede, la Chiesa in uscita imitando i piedi di Gesù che vanno verso gli ultimi, e questi ragazzi sono i meno fortunati o sono i ragazzi che da noi aspettano gesti d'amore. Quindi siamo qui per fare gli auguri, e l'augurio più bello di Pasqua è quello di condividere, perché essi ci regalano a noi la bellezza della vita, il loro sorriso ci riempie, soprattutto quando a volte per cose inutili, ecco, cadiamo a terra. Quindi celebrare con essi, vedere i lavori che hanno realizzato e che ci donano, è il segno che siamo nel loro cuore, siamo pensati, siamo cercati, e il loro invito va accolto, e quindi siamo qui affinché noi tutti possiamo esprimere al meglio la presenza di Gesù. Quindi auguri di buona Pasqua ai ragazzi, alle famiglie, a tutti noi, affinché possiamo imitare i piedi di Gesù verso gli ultimi. Buona Pasqua a tutti. Alleluia, cantiamo al Signore. Alleluia, eccelso il suo nome. Alleluia, a Dio immortale. Siamo il suo popolo e lui è il nostro re. È una giornata che serve a riempire i cuori, e noi tutti siamo emozionati della partecipazione, soprattutto delle scolaresche, perché quest'anno per la prima volta il centro diurno si apre al territorio, e quindi le scuole volentieri incominciano a conoscere questa realtà del diversamente abile. I ragazzi al centro diurno fanno arte terapia con me, io sono docente di storia dell'arte, e trovano la modalità per poter affermare, per poter dare la loro testimonianza, per dire ci sono presente anch'io, ognuno con le proprie problematiche. E niente, siamo orgogliosi, ormai questa è la quarta edizione della mostra della ceramica. Intanto oggi ricordiamo anche una cosa meravigliosa, non è passato ancora tanto tempo che la nostra coordinatrice ci ha lasciato, Rita Galato in Tirino, al cui marito è dedicato questa struttura. È una struttura comunale, quindi è un centro polifunzionale, e noi siamo felici ed orgogliosi di onorare la nostra comunità con la nostra testimonianza e la nostra arte. Ma soprattutto vorremmo dare il segno di pace, di augurio di Pasqua ai ragazzi del centro dei disabili di Airola, ma non solo di Airola, di Moiano e di Arpaia, e qualcuno anche di Paurisi. Quindi è una cosa molto bella stare accanto a chi soffre, capire da chi soffre, perché noi abbiamo insegnamento tutti i giorni da queste persone, e se nella vita bisogna fare qualcosa, si parte sempre da chi ha più importanza, e quindi l'importanza è chi vive in condizioni fisiche un poco diversa da chi è stato più sfortunato rispetto a noi nella vita, e quindi per affrontare una Pasqua con serenità, con pace, ma poi soprattutto per trascorrere, per stare anche insieme ai giovani, ai bambini, per far capire ai giovani che il vero senso, il vero valore della vita è questo. E quindi questo è quello che facciamo qua con i soci diciamo del centro e i volontari. Questo centro è gestito dai volontari e nient'altro, e noi come comune mettiamo lo stabile, mettiamo quello che può servire, insomma, per questi ragazzi. Tutto qua.